Le gambe mi sembrano pesanti. Si muovono lentamente, a passo incerto, perché non sanno dove devono andare. È così che ci si sente quando si è sotto shock. Vorrei che il mondo attorno a me sparisse. Vorrei essere solo con lei da qualche parte, magari al mare, a trascorrere quella vacanza che non abbiamo potuto fare insieme. Invece, mi trovo qui a vivere il peggiore dei miei incubi. Come ti senti? La sua voce calda e rassicurante è quasi impercettibile. Mi dispiace tanto. Mentre la mia vita mi scorre davanti in tutta la sua drammaticità, riportando a galla ricordi che avevo sepolto dentro di me. Dei minuti successivi non ricordo nulla, solo il rumore familiare di oggetti rotti e il pulsare dell'adrenalina nelle vene. Poi, delle grida orribili mi riscuotono dal mio stato di trance. Mi fermo all'istante e mi guardo attorno. Sembra essere passato un uragano. Possibile che sia stato io? Sta tremando di paura. In questo momento mi sembra di non sentire nulla e al contempo di percepire le emozioni tutte insieme come un vortice distruttivo. Ed è la sensazione più brutta che abbia mai provato in vita mia. Mi alzo a fatica dal pavimento e faccio l'unica cosa che mi riesce davvero bene: scappare.